Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando la buona notizia di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete alla buona notizia». Buongiorno ragazzi, oggi analizziamo questo primo annuncio di Gesù col quale egli inizia la sua predicazione in Galilea. Il testo dice, come avete sentito, che le prime parole di Gesù furono: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo». Cosa significa? Cosa voleva dire Gesù con queste prime parole? Innanzitutto, il tempo è compiuto, il kairos in greco, kairos. Cosa vuol dire? Un tempo importante, un tempo nel quale Dio porta all'uomo un cambiamento, una possibilità di miglioramento. Il kairos è il tempo nel quale avvengono decisioni importanti. Questo kairos, questo tempo, il tempo forse potremmo definirlo della scelta, è compiuto, si è realizzato. Questo tempo particolare nel quale Dio ha qualcosa di importante da dire all'umanità è compiuto. Compiuto vuol dire realizzato completamente. E quindi capite anche voi che se i greci, usando la parola kairos, intendevano un momento nel quale avveniva qualcosa di importante, definire questo tempo come compiuto vuole proprio dire siamo in un momento particolare. L'attesa quindi del lettore aumenta perché ci si pone la domanda, no? Che cosa succederà in questo tempo così importante? Il testo prosegue dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è prossimo, vicino nel senso del è qui, è presente. Non è da cercare altrove, non è da cercare in cielo, non è da cercare in un tempo lontano, il regno di Dio è qui, adesso. Ma che cos'è il regno di Dio? Questa è una bella domanda, ragazzi. Che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è il momento nel quale l'umanità può finalmente raggiungere la vocazione per cui era stata creata. Cosa significa? Il regno di Dio è portato da qualcuno. Il regno indica un luogo dove vivere. Quando si parla di regno si pensa subito a un re che governa. Quindi il regno è uno spazio. Uno spazio temporale anche. Il regno è quindi, il regno di Dio è quindi quel momento nella storia nel quale le grandi aspirazioni dell'uomo, quelle profonde, quelle che stanno in fondo al cuore, possono essere realizzate. È il regno della pace, è il regno della giustizia, della solidarietà, non un regno dei re di questo mondo, che spesso governano pensando ai loro interessi e non a quelli dei sudditi. Non è il regno dei potenti, il regno di chi per il suo interesse personale sottomette altri. È il regno, dicono gli ebrei, della shalom, della possibilità di una pace che non è solo un'assenza di guerra, cioè c'è la pace perché non c'è la guerra, no, è la pace nel senso del momento nel quale tu, essere umano, puoi realizzare tutte le tue aspirazioni più profonde. Puoi, come dire, si potrebbe dire così, tu hai la possibilità di esprimere tutto quello che sei, profondamente. Puoi raggiungere la felicità. Ma come si può raggiungere la felicità? Il testo prosegue: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi. Convertitevi, cosa vuol dire? Cambiate vita. Ecco che subito arriva un primo stimolo importante. Cambia vita.
questo regno non può realizzarsi se tu non sei disposto a metterti in gioco, a cambiare vita, a cambiare modo di pensare. Vedete che qua il testo subito provoca il lettore, perché dice: guarda che se tu sei uno di quelli che pensa che tutto cade dal cielo, o che pensa che le cose vanno bene così come sono, lascia perdere, questa parola non è per te. Devi essere disposto a cambiare vita. Sarebbe interessante chiedersi, no? Cosa sono le cose da cambiare? Beh, ragazzi, parliamoci chiaro, guardiamoci intorno. Quello che vediamo intorno a noi è perfetto? Oppure percepiamo che c'è effettivamente qualcosa che deve essere cambiato? E innanzitutto ciò che c'è da cambiare è il nostro cuore. Per aprirlo all'incontro con l'altro. Come prosegue il testo? Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi, cambiate vita e credete alla buona notizia. Credete alla buona notizia. Cos'è questa bella notizia che è arrivata? Certo, lo scopriremo leggendo il Vangelo. Che cos'è questo Evangelo che Gesù porta? Ma possiamo già anticipare delle cose. L'essenza, il contenuto centrale del Vangelo è: ama Dio e ama il tuo prossimo come te stesso. Tre livelli di amore: ama Dio, apri il cuore, punta verso l'alto, ama gli altri. Ama il tuo prossimo, non il tuo prossimo nel senso quello che viene dopo, il tuo prossimo nel senso quello che ti è vicino, e quello che ti è vicino può cambiare continuamente. Ama chiunque, come ami te stesso, perché se non ami te stesso, se non ti vuoi bene per quello che sei, se non sei disposto a riconoscere la meraviglia che c'è in te, non puoi essere pronto per amare gli altri e riconoscere la meraviglia che c'è in loro. Il Vangelo, la buona notizia è questa: l'amore è possibile, l'amore può cambiare la vita, ma tu devi essere disposto a cambiare il tuo cuore e ad avere fede, cioè lasciare che la fiducia entri nel tuo cuore. La fiducia nel cambiamento, non lasciarti trasportare dalla solita tristissima frase: è sempre andato tutto così, non si può cambiare niente, oh, questo mondo è terribile. No, la fiducia vuol dire un movimento del cuore che porta verso l'entusiasmo, perché percepisci che c'è qualcosa di bello intorno a te che può essere realizzato. E questo qualcosa si può realizzare nel momento in cui il cuore si espande nell'amore. È come se questo annuncio di Gesù, che è potente, detto in poche parole ma è potente, ci dice che c'è la possibilità di una nuova umanità, e questa nuova umanità può costruirsi solo se sei disposto a una rivoluzione, alla rivoluzione dell'amore, non quell'amore sentimentale, i cuoricini, vogliamoci bene. No, quell'amore potente, forte, capace di cambiare le cose e capace di darci uno sguardo nuovo sulla vita. E quando questo sguardo inizia, esplode l'amore per la vita, esplode l'entusiasmo. Dove? Facendo cose straordinarie? No, questo è il bello, perché il regno di Dio è qui, nella tua realtà normale, quotidiana. E allora si può trasformare. Tutto si può trasformare, le relazioni, si può trasformare il modo che hai di lavorare, di studiare, di giocare, lo sguardo che hai nei confronti della natura, della tua città, tutto può essere cambiato dentro questo sguardo di amore. Ecco la buona notizia. La buona notizia è: non arrenderti. Qualcosa di bello è entrato nel mondo. Ci vediamo alla prossima puntata.